tu? E c'era bisogno di bussare in questo modo? Non aprire. Io stavo parlando al telefono. Lo so. Ah già, stavo parlando con te. Andrea, tu diventi sempre più bella. Sei bellissima. Non perdiamo tempo la notte. E invece lo perdiamo tempo perché ho un sacco di cose da fare. Ma porca porcaccia porca. Ma tu guarda la miseria che con questa riesco mai a mettere in buca. Senti, facciamo un patto noi due. Tu mi aiuti a disfare le valigie. E tu che mi dai a me? Potrei farti dare una guardatina. Su, una guardatina. Va bene, decidiamo dopo. Questa volta mi sono veramente scocciato, eh. Adesso basta, le cose sono due. O me la dai o me la prendo. Ehi, carino, io sono una signora. Ma che cosa vuol dire? O me la dai o me la prendo? Vuol dire che non sono più un ragazzino, lo vuoi capire o no? E poi cerca di ricordare, una volta mi hai anche detto che ero il tuo tipo. Non è vero, forse? Ho detto questo. Eh sì, non puoi continuare a prendermi in giro. Sono un uomo adesso e ho tutte le donne che voglio. Ma continuo a pensare sempre a te, tutto il giorno. Ah sì? Beh, adesso è notte. Ma che significa? Perché di notte non ti piace? Come no? Anzi, di notte viene molto meglio. No, no, senti Andrea, tu mi stai portando all'esasperazione. Adesso basta, chiuso con le chiavi. E cioè? E cioè hai capito benissimo, adesso me la prendo con la forza. Sì, ti prego, così mi piacciono gli uomini. No, 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 guarda, tu non mi prendi mica in giro, sai. Ora mi dispiace, ma ti avverto che ho studiato karate. Sarò brutale. Ma sei matta? Ma come io... Vai piano, altrimenti svegli i vicini. Ma mi potevi spaccare la testa. Senti, Andrea, per favore, un attimo soltanto. Scusa, ma a parte che mi hai rotto un vaso, la mia è stata una reazione istintiva, no? Una povera ragazza si deve pur difendere da uno che ha studiato karate, eh? Sì, ma io mica facevo sul serio, sai? Cosa fai lì per terra? Mi riposo un pochino, dopo tutte le botte che ho preso, scusa. Ma se sei tanto stanco, lì c'è un bellissimo lettone. Un lettone, eh? Hopla! Mettiti a nanna che intanto io disfo le valigie. Ma non sulla vestaglia però, l'ho presa a Parigi. Beh, e allora? E allora, brutale come sei, con queste mani virili e forti, me la sciupi tutta. Dai, vieni qui che non te la sciupo, lascia che ti accarezzi l'interno della coscia. Sì, con tutto quello che ho da fare penso proprio all'interno della coscia. Va bene, allora risalgo. Però... Che bella morbida che hai... Billy, ne hai imparate di cose. Sì. Vedo. Anzi, più che altro sento. No, Billy, vigliacco, questo no. Perché? Perché se fai così... Se faccio così... Se fai così... Quello è il mio punto debole, bastardo. E se continui, sai che cosa succede? Che succede? È già successo. Risuccederà. Senti, Andrea, 10, 100, 1000 campanelli stanno suonando. Forse è l'amore. Forse è Babbo Natale. O forse un telegramma. Ma dove stai andando? Ad aprire, no? È mezz'ora che stanno suonando alla porta. Ma porco Giuda, non avevi detto che tuo marito ritornava fra una settimana? Già, lo vedi? Vatti a fidare degli uomini. Ma tu guarda, e adesso che faccio? Quello è capace che mena pure. Ehi, ma qui non c'è nessuno. Buonasera, venga pure di là. Da questa parte. Buonasera. Buonasera. Bonsoir, gute Nacht. È troppo tardi? Per lei, mai. C'è suo marito? No, non c'è, ma posso fare io al posto suo? Sì, grazie. Prego, si accomodi. Ecco, Andrea, io ho un problema. Come si dice in latino?